Ciao a tutti ragazzi, volevo fare un breve video per parlare di questa cosa che ho postato ieri sera sul viaggio del mio cavallo verso la Toscana con un trasporto in combinazione. Per chi non lo sapesse, i trasporti in combinazione sono quei trasporti che prevedono delle tappe lungo il percorso in cui vengono caricati altri cavalli o scaricati altri cavalli. Questo consente di pagare ovviamente meno il viaggio rispetto a fare un viaggio singolo. Questo è una prassi comune, nel senso che si fa, ma questo non deve assolutamente andare a discapito della salute e del benessere dei cavalli che vengono caricati, dei cavalli che vengono spostati. Questa volta è successo a me e devo dire che non è che abbia dormito molto stanotte, sono rimasta molto segnata da questa cosa, anche perché ovviamente il mio puledro comunque è un puledro, c'ha 2 anni e ho paura, onestamente ho molta paura che questa cosa l'abbia condizionato, lo condizionerà nel suo futuro per quanto riguarda i viaggi. I cavalli, come voi sapete, i cavalli che non viaggiano sono dei cavalli penalizzati, perché comunque i cavalli sportivi che si devono spostare per andare alle gare, se comunque associano il viaggio a qualcosa di negativo, ovviamente questo non è un bene. Io vi dico e dico a chi fa questo lavoro. Allora, prima di tutto non è che io mi sono affidata a un trasportatore senza esperienza, ecco, questo di sicuro. Mi sono affidata a un trasportatore che ha una grossa esperienza di trasporto sui cavalli, che fa questa cosa dei trasporti in combinazione, credo quotidianamente, per cui, cioè, a mia discolpa dico ok, non è che abbia preso Peppino Meccanico per trasportare un cavallo. Un viaggio che sarebbe dovuto durare 5-6 ore, fate anche 7, ne ha durate 14, questo a luglio, per cui caldo. Il cavallo non ha fatto il bravo all'inizio, ma questo non vi so dire se è colpa del cavallo o colpa di qualcosa, probabilmente è comunque un puledro e continuare a fermarsi, andare, fermarsi, andare, fermarsi, andare non era proprio il massimo. Quindi chi fa questi trasporti deve pensare anche al tragitto che deve fare, perché se un cavallo tu lo prendi a Lodi e lo sposti invece per andare in Toscana, invece di andare a Bologna, a Firenze e poi andare dove devi andare, o in questo caso doveva andare a Pistoia, per cui si doveva fermare prima di Firenze e cominciare ad andare sull'Appennino, cosa che io davo per scontato. Il cavallo invece da Lodi è andato ad Alessandria, ha caricato un altro cavallo e da Alessandria è andato, ha fatto la Liguria. Quando di venerdì, quando tutti sappiamo e guardiamo il telegiornale e leggiamo i giornali, che la Liguria in questo periodo è un delirio, soprattutto nei weekend e nei fine settimana. Per cui il cavallo ha passato non so quante ore in coda. Adesso io non vi so dire se il camion era attrezzato per i viaggi lunghi, non vi so dire se aveva l'aria condizionata, insomma comunque era climatizzato, questo non ve lo so dire. So solo che vabbè, il cavallo è arrivato stanco, ovviamente, non disidratato per fortuna, e comunque tutto ammaccato. Questo dell'essere ammaccato, di avere le ferite addosso, non mi sento di fare la colpa a nessuno, perché può capitare, lo sappiamo tutti, sono cavalli, magari il cavallo si è spaventato, si è tirato su, si è tirato in piedi, cioè è un puledro ovviamente, quindi come tutti i puledri poteva succedere di tutto di più. Quindi non mi sento di dare colpa a nessuno, però la colpa la do a chi ha organizzato questo viaggio. Cioè, se hai dei cavalli, non stai trasportando dei motorini, non stai trasportando dei televisori, sono degli animali. Che siano animali da sport, che siano animali da macello, questo non cambia, sono animali e tu devi pensare a che strada devi fare. E se non è, se hai una combinazione che non funziona, perché da Lodi ad Alessandria, da Alessandria a Genova non funziona, non la fai, o ne fai un altro giro e posticipi quella combinazione lì. Nessuno aveva fretta di spostare il cavallo. Il cavallo è stato detto che okay, il cavallo si deve spostare da qui a lì quando c'è una combinazione comoda. Questo non va bene, cioè dico, trasportatori, se fate questo lavoro e la gente si fida di voi, voi dovete avere la testa di scegliere il tragitto adeguato. E se sono segnalate delle code, dei lavori lungo un certo tratto di strada, voi da lì non ci dovete passare.
non ci dovete proprio passare, perché questo significa che molto, molto probabilmente vi fermerete, starete in coda e a luglio col caldo, onestamente, questo non è auspicabile, perché se poi il mio cavallo, adesso non lo so, adesso chiamerò, non sono riuscita a parlare stamattina, non lo so se sta bene o sta male, però sicuramente un cavallo che ha avuto le 14 ore peggiori della sua vita, perché faceva caldo, perché era fermo, probabilmente continuava a andare, fermarsi, questo sappiamo tutti che non va bene. Quindi, cioè, se fate questo lavoro, vi si richiede e si esige che voi facciate delle giuste considerazioni riguardo al percorso che dovete fare. E non è che siccome è un viaggio in combinazione, quindi costa di meno, allora potete fare qualsiasi cosa. Sì, certo, è ovvio che un viaggio in combinazione dura di più, perché prevede delle soste, perché prevede che i cavalli vengano lasciati giù o vengano caricati, per cui ovvio che questo include un allungamento dei tempi, ma non è concepibile che un viaggio che potrebbe durare 4-5 ore ne duri 14, anche perché da quanto ne so, adesso io non sono ferratissima, ma quanto ne so, i viaggi oltre le 12 ore prevedono che il cavallo, che gli animali scendano, che vengano fatti riposare un'ora giù dal camion, queste cose qua. Quindi, o che i camion siano attrezzati per viaggi lunghi, quindi abbiano le beverine, abbiano un tot di sistemi di raffrescamento, insomma queste cose qua, non lo so. Questo non vi so dire che camion era, non lo so, non mi sento neanche di dare la colpa all'autista, però chi organizza i viaggi devono essere organizzati bene. E se quello che chiedete per fare questi viaggi è poco per organizzare un viaggio bene, allora i cavalli non devono partire, perché se per quella cifra lì non ci state dentro, dovete dire no, non ci stiamo dentro per quella cifra lì, a parte che non è che fosse proprio poco poco, ma comunque non bisogna far viaggiare i cavalli in queste condizioni, perché vuol dire rischiare disidratazione, laminiti, diarree, robe che possono condizionare la salute del cavallo per molto tempo. E poi soprattutto mettete nelle condizioni di non gestire bene un bene che vi viene affidato. Anche se fosse stata una moto, se arrivava ammaccata gli facevano il mazzo. Tanto più un cavallo che, oltre ad avere un valore economico, ha anche un valore affettivo. Io ho passato ieri una delle giornate peggiori della mia vita, perché ero preoccupata a morte, perché il mio cavallo è il mio cavallo, l'ho allevato, l'ho cresciuto, l'ho amato e lo amo, e non voglio che subisca questo tipo di cose. Mi sono sentita uno schifo per avergli fatto affrontare una giornata di questo genere, quando onestamente potevo portarlo io e non l'ho fatto, perché ho detto no, è meglio che viaggi con un camion più grosso, che sia più comodo e che sia più fresco del mio vanino da due. Ma col mio vanino da due, partendo alle 5 del mattino, saremmo arrivati probabilmente alle 10, alle 11 del mattino, e sarebbe stato molto meglio e avrei pure risparmiato. Per cui mi raccomando, quando decidete di fare un viaggio al vostro cavallo con un trasportatore, lo farò anch'io, perché questa è una pecca mia, dovevo farlo. Chiedete sempre il percorso che farà, dove si fermerà e quanti cavalli caricherà e quanto tempo penserà di metterci, e pensate molto bene che oltre le 12 ore diventa reato, mi sembra, bisognerebbe controllare, però sono quasi sicura. Quindi mi raccomando, ve lo dico perché ci sono passata, perché ieri è stata una giornata pessima per me, e voglio condividere con voi questo tipo di sensazione e quello che non deve essere fatto. Pagate per un servizio, pagate, loro si prendono la responsabilità di prendere un cavallo, un essere vivente a cui voi tenete, di spostarlo da un luogo all'altro, lo devono fare al meglio. Non mi interessa se il cavallo era nervoso, non mi interessa se c'era la coda, perché in questo caso la coda era prevista, non era una coda che hanno trovato così. In questo caso la coda era prevista, la Liguria era tutta bloccata, è piena di lavori, l'hanno detto sui giornali, dappertutto, quindi non esiste, dalla Liguria non ci dovevano passare, soprattutto il venerdì pomeriggio. Sono incazzata nera, forse non vi siete accorti. Quindi mi raccomando, anche voi quando decidete di usare un trasportatore, accertatevi bene di tutte queste cose qua. Ciao!